Bella gente, oggi siamo con un nuovo video della Vanilla. Oggi siamo nella Vanilla e ho intenzione di fare un episodio molto molto particolare. Allora, inizialmente volevo andare a creare qualcosa, solo che ho detto sì, adesso faccio l'episodio della Vanilla e creo qualcosa. E poi diciamo che non ho potuto creare niente per il semplice motivo che non ho idee. Non avevo idee neanche su cosa dire in questo momento. Comunque, non avevo idee su cosa creare. Sinceramente, ancora non ce le ho. Ed è un piccolo problema. Quindi, oggi andremo alla ricerca del fantasmatico Stronghold e uccideremo l'Ender Dragon. Perché abbiamo tutto l'equipaggiamento. Ho intenzione di volere l'elitra. Abbiamo tutto, piccone, ascia. Non abbiamo l'arco. Ecco, questo è un piccolo problema. Lo vado a incantare, abbiamo i livelli, ma non è che creo un arco che è OMG. Però dovrei avere l'arco con infiniti nella far di pesca. Questo è una cosa molto buona. Queste che spade sono? Ok, spade di merda. Vado con questa. Ok, non sono messo benissimo pensandoci. Io sarei anche pronto, dopotutto penso di non essermi dimenticato niente. Penso. Quello è il problema. Ragazzi, ci vediamo direttamente alla fortezza. E quindi a fra poco. Dovrebbe essere qua da queste parti il portalone. Solo che non so bene dove. Guardate qua che bellezza. A parte che là ci sono altre miniere. E che cos'è? Ok, lì c'è qualcosa. Prima che despawni vi faccio vedere questa baia che è veramente bellissima. E mi salvo le coordinate perché è una figata assurda sta baia. 2000 years later. Way and away, sì, way, ciao way. Uccidiamo quest'Enderman che sta laggando. Ci ha dato ben 3 Enderpearl. Siamo vicini al portale, il mio fiuto da portalista lo sente. E guardate il paradiso. Abbiamo Silk Touch nella spada. Gotham Botto. Le librerie non sono mai state un benessere del genere. Oh raga, il portale. Ok, va bene. Andiamo nell'end. O mi trovo Hero Brain 3 o merda. Oh no. Ok, ho appena fatto la cagata più grande che potessi fare all'interno di questo gioco. Ho appena fatto la cagata più grande che potevo fare su questo gioco. Ok, devo distruggere assolutamente lo spawner. Ok, distrutto, non se ne parla più. È stato bello. Qua c'è qualcos'altro. No, ma non mi interessa vederlo. Che manco me... se mi arriva Herobrine qua non lo voglio vedere. F3, coordinate. Tutto, ora mi mangio il pane. Però raga, non ho neanche il letto. Quindi sono un pirla. Non ho neanche il bucket d'acqua. Raga, è uno schifo questa cosa. Però ho 3 pezzi di ferro. E l'unica fonte d'acqua è questa qua, la più vicina. Quindi facciamo così. Andiamo qua. È caduto un creeper dall'alto. Non voglio sapere da dove sia caduto e come abbia fatto a cadere. Perché non può cadere un creeper. Normalmente perché c'è una legge di Minecraft che non fa cadere i creeper. Ma non dico niente. Non mi faccio troppe domande, se no mi spavento. Quindi prendiamoci sta roba. Un piccone lo tengo qui per magari dopo. E basta, sono pronto. I'm go to the end. Sì. Però so che ci morirò. Allora, siamo spawnati qua dentro. Ok ragazzi, sto registrando. Ok, non so cosa avete visto, perché alla mezz'ora circa mi si è bloccata la registrazione. E questo è un po' un problema. Sto combattendo contro l'Ender Dragon. Ho trovato lo Stronghold poco fa. E del resto non gli ho ancora tolto niente. Sono ancora nella fase primaria, dove praticamente sto combattendo. E non ci sto riuscendo bene nel mio intento. Ora se arriva sono morto. Ok, non è arrivato. Distruggi sta cosa. Spacca questo e vai sopra. Ok. Ti prego. No. Merda. Aiuto. C'è ancora alcuni generatori quello.
Tu il drago resta lì. Aia aia, però il draghetto. Ok, ho fatto la butterflip ice bucket challenge. Non lo so come possa essere chiamata. Far esplodere questo. Ritornare sopra. Se ci lancia la palla siamo morti. Quindi devo tornare lì. No. No. Raga, non ha più niente. Oh signor. Oh santo cielo. Non mi sono reso conto di essere salvo per essere morto un attimo. Ok. Ora devo correre a far male all'Ender Dragon. Non ha più punti di vita. Quindi gli possiamo fare veramente big male. Oh signore. Oh yes. Best Fletcher. Ok, signor Drago, sei qua. Bravo signor Drago, mi dai anche male, eh. In 1.8 era noioso sfidare il drago. Perché tipo era, cioè non lo sparava niente. Era più pericoloso su PS3. Raga, gli sto facendo un botto di male. Se lui torna nella sua home, è morto. L'ha fatto. Sei un genio, drago. Sei veramente un genio. L'ultimo colpo glielo voglio dare con gentilezza. Con l'ascia. Boom! Freed End. Ucciso l'Ender Dragon. È stato facile, in parte. Sono morto solo una volta, per sfiga. E se prima avevo 7 livelli, ora me ne posso assolutamente vantare di averne 60, penso. Arriviamo a 66 livelli. Quanta cacchio di XP da un Ender Dragon. Ok, ho le torce, ma per fortuna sono anche qui le torce. Per magari uno si scorda. Quindi dobbiamo cercare il draghetto. Eccolo qui, l'ovetto. Uno. Anzi, qua. E boom. Dragon Egg per noi. Eccolo qua, la nuova generazione. Mamma mia ragazzi. Wow. Mamma mia. Very very good. E là si è anche spawnato il portale. Questo episodio io non volevo soltanto sfidare il drago, solo che si sta facendo un po' troppo lungo. Non so che cosa avete visto voi nel momento in cui mi si è fermata la registrazione. Non so se neanche ero riuscito a entrare dentro Land. Però comunque ero entrato e ho spaccato 2-3 cristalli, non ho fatto nient'altro. Penso di non aver detto neanche nulla di troppo importante. Quindi colonne, pilastri, robe varie che si vedono qua in giro, ce l'abbiamo fatta, là giusto abbiamo il nostro portale. E direi di tornare a casa in questo momento. Tutte le robe però le ho lasciate in quella cesta laggiù, non so quando le andrò mai più a prendere. Però comunque complimenti per noi, very very complimenti. Per quelli che si chiedono che shader uso, uso questa Sildur Basic Shader, che è molto bella, come vedete, guardate qua, e muove soltanto le foglie. Magari uno si lamenta che dice robe, no, muove solo le foglie. Comunque ragazzi, abbiamo il nostro uovo di drago, sono più che contento. Ci vediamo al prossimo video da Ender Nico. È tutto, vi invito a lasciare like, iscrivervi al canale e commentare se non l'avete già fatto. Bella!